nome di Francigena si indica la via che, soprattutto nel Medioevo, percorrevano i pellegrini che dal nord Europa si recavano a Roma, soprattutto in occasione degli anni giubilari. Da qualunque valico avessero sorpassato le Alpi, quasi tutti convergevano su Piacenza per valicare l'Appennino al Mons Longobardorum, che è l'attuale passo della Cisa. Ripercorrendo ora la via Emilia tra Piacenza e Fidenza, vi si offrirà l'occasione di visitare alcuni complessi architettonici ricchi di storie e di bellezza. Il primo che incontrerete, posto vicino al comune di Alseno, è l'abbazia cistercense di Chiaravalle della Colomba. Completata la visita, ritornate ad Alseno, potete proseguire per Castell'Arquato. Superato il voltone che regge il castello Stradivari, una ripida salita vi porta alla piazza del municipio. Imponente opera di difesa venne costruita dal comune di Piacenza nel 1343 e rafforzata da Luchino Visconti nel 1347. L'antico palazzo pretorio, ora sede del municipio, venne costruito nel 1293. Sulla piazza prospetta la parte absidale della collegiata, consacrata nel 1122. Alla collegiata e alla rocca esiste un giardino con vista panoramica che spazia sull'intera valle. Non molto distante da Castell'Arquato potete visitare Vigoleno, interessante paese medievale con cerchia di mura. Lasciato Castell'Arquato raggiungete Fidenza, l'antico borgo San Donnino, punto di incontro obbligato per i pellegrini. Il palazzo comunale è testimoniato dal 1191. Per il Duomo dedicato a San Donnino venne iniziato a costruire dalla fine dell'XI secolo. L'impianto basilicale è a tre navate, di tipo romanico, e la cripta conserva le reliquie del martire San Donnino.